Di Ganò, tutto solo, avanza senza che nessuno vada a contrastarlo. Il tiro è da una decina di metri. Non si poteva sbagliare anche questo. Lorenzo decide di mandare in campo dell'anno, 17 anni nazionale juniores. Il ragazzo gioca il suo primo pallone in maniera superba. Scende sulla sinistra, dribbla un paio di avversari e crossa. Garlini tira, ma non sarebbe gol. Calbagini e Borin se lo fanno da soli. Viene espulso Garlini. In 10 la Lazio gioca anche meglio, ma a segnare potrebbe essere ancora la Cremonese degli ottimi Bonomi e Bencina. Nicoletti è pescato da un gran colpo di tacco di Chiorri. La parata di Orsi, o se volete lo sbaglio del centravanti, spinge l'allenatore Mondonico a spaccare la panchina con un pugno. La Lazio a questo punto può vincere solo grazie alle sue individualità. Ed infatti guardate cos'è capace di inventarsi Laudrup sulla fascia sinistra e come riesce poi D'Amico a far seguire di collo piede un precedente stop di petto. Gol da favola, gol di campioni, ma la Cremonese ha buttato via almeno un punto.